Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un video in collaborazione con la Raffaello Editori. Vi facciamo vedere qualcuno dei contenuti digitali compresi all'interno del bellissimo libro Spazio Arte. Metto il link per acquistarlo in descrizione, qualora foste incuriositi da questo magnifico testo di cui ho curato moltissimi contenuti digitali. E oggi affrontiamo insieme l'argomento matite. Le matite prendono il loro nome proprio dalla sostanza da cui erano fatte quando nacquero. Molto spesso le avrei sentite chiamare dalle persone un po' più grandi anche lapis. Ti sarà capitato, magari parlando col nonno, perché il loro nome viene dal latino lapis e matite. Le matite era una sostanza con cui venivano fabbricate le matite. Significava proprio pietra di ematite. Da qui ecco il nome della nostra matita, che oggi non è più in ematite, che nel XVI secolo, con la scoperta delle miniere di grafite, ha assunto la nuova e moderna forma con cui le conosci anche tu. È proprio l'invenzione della matita come un involucro ligneo con dentro una pasta di grafite, è un'invenzione tutta italiana di cui andare molto fieri. Le matite, come le conosciamo tutti, sono degli involucri lignei all'interno dei quali è custodita una sottile mina in grafite o in pasta di grafite. E questa mina può avere diverse durezze a seconda che rilasci un tratto più netto o più grasso. Le gamme principali sono la H e la B, che sono la gamma dura e la gamma morbida. Poi c'è una gamma intermedia, la F, entrata quasi del tutto in disuso, sicuramente nella scolastica o per l'utilizzo che ne faremo noi. Diciamo che la gamma H sono le matite dure, la gamma F le intermedie e la gamma B sono le matite morbide. Le matite dure vanno da una gamma che va dall'H alla matita 9H, dopo si arriva alla gamma F, quindi c'è la matita intermedia con appunto la matita F, per poi arrivare alla gamma B. Prima di passare dalla gamma H alla gamma B esiste la matita HB, che ha una durezza intermedia per antonomasia, non è né troppo dura né troppo morbida, è la via di mezzo per eccellenza. Anche le matite di gamma B si spingono dalla 2B sino alla 9B. Ogni tanto è possibile incontrare anche qualche numerazione superiore, ma è una cosa veramente strana, perché di solito le numerazioni si fermano per utilità intorno alla 9B, che è una matita dal tratto molto nero e molto ricco. Ma ci sono anche altre matite, esistono infatti matite acquarellabili, in cui la mina in grafite è miscelata con sostanze che rendano acquarellabile la sua struttura, e queste sono bellissime proprio per creare delle sfumature molto particolari ai nostri disegni. Esistono anche delle matite copiative, sono delle matite che all'interno della pasta di grafite hanno anche dell'inchiostro e diventano indelebili al passaggio. Ci sono anche le matite gomma, che sono quelle che servono per cancellare in maniera precisa e puntuale la matita e il chiaroscuro, o per lumeggiare i chiaroscuri lì dove vogliamo tirare fuori i punti di luce. Esistono anche le mine libere, che vengono comunque custodite e utilizzate attraverso delle matite portamina, che sono delle matite in plastica con una pinza metallica che regge le mine di diversa durezza, che possiamo così intercambiare. Queste sono molto utili per trasportare più mine senza avere un borsellino troppo carico di matite. Esiste anche la matita interamente in grafite. Questa è una matita che non ha il fusto in legno, ma è costituita tutta da un fusto in grafite. La più diffusa è la 2B e si usa proprio nel disegno per dare l'impostazione e l'abbozzo a tutto il lavoro. Potendosi così sfruttare ogni parte di essa, è molto durevole, riesce a rilasciare una grande quantità di grafite sul foglio, può essere usata anche trasversalmente, quindi con scatto veloce della mano per imprimere proprio il bozzetto. Ma come si usano le matite? Innanzitutto le matite della serie H sono matite
ottime per tutti i disegni tecnici. Potrai utilizzarli per tutti quei disegni in cui vorrai un tratto pulito e nitido. Con righello e squadretta danno la loro performance migliore, mentre le matite più morbide, dall'HB sino alla 9B, diciamo che sono matite più delicate al disegno ornato, con cui possiamo sbizzarrirci a creare degli splendidi chiaroscuri e che sono molto sfumabili e danno dei toni di grigio veramente variegati. C'è proprio una tecnica artistica, quella dei disegni a chiaroscuro, dedicato allo studio delle figure attraverso l'osservazione delle luci e delle ombre. Le matite si usano con tratto leggero e si sovrappongono l'una all'altra a seconda del grado di colore che vogliamo apporre sul nostro foglio. Il tratto deve essere leggero e sovrapponibile e la sfumatura può avvenire attraverso o le dita, i polpastrelli, ma di solito è sconsigliata perché alcuni possono avere una sudorazione abbondante e quindi macchiare il foglio. Meglio prediligere degli strumenti ad hoc, come ad esempio gli sfumini. Gli sfumini sono degli strumenti che vengono fatti con carta, una carta molto assorbente a cui viene data una forma appunto a matita a sua volta. Con le punte degli sfumini si possono tranquillamente sfumare diverse gradazioni della matita in maniera compatta e assolutamente armoniosa. La matita può essere usata anche in maniera tratteggiata per creare dei chiaroscuro appunto a tratteggio. I grandiosi chiaroscuri a tratteggio di Leonardo da Vinci, per intenderci, vengono benissimo proprio con le matite della gamma B, date così, con dei tratti veloci e repentini che staglino sul foglio quelle che sono le luci e le ombre. Per cancellare la matita ci sono diversi tipi di gomma. Esiste innanzitutto la tradizionale gomma, detta anche gomma siliconica, è la gomma per eccellenza, quella che abbiamo tutti noi nel nostro astuccio. Poi esiste la gomma pane, che cancella in maniera sfumata e morbido il tratto. Magari passando la gomma pane e tamponandola su un foglio si riesce a rimuovere una gran parte di graffite, lasciando in sottofondo una patina che armonizzi nel colore con il resto della graffite lasciata sul foglio. Esiste, come vi dicevo, anche la gomma a matita. Ma quando si vogliono dare dei tratti decisi e puntuali di scoloritura alla nostra grafite. Tra le gomme possiamo annoverare anche la modernissima gomma elettrica. Questa ci consente delle lumeggiature pazzesche grazie alla velocità di passaggio della gomma sul foglio, tira via tutta la grafite che abbiamo passato in maniera veloce e filiforme. Adesso parliamo di altri tipi di matite. Cominciamo proprio con la capostipite delle matite, la sanguigna, che è proprio una matita fatta di ematite, la pietra di cui vi ho parlato prima, che essendo a base ferrosa colora proprio con questo tipico color ruggine, il colore appunto del ferro ossidato, del ferro che si arrugginisce. Bene, la matita sanguigna è stata la prima matita utilizzata, chiamata così proprio perché è derivante dalle matite, come vi dicevo, ed è utilizzata dai grandissimi maestri. Leonardo, Michelangelo, per i loro bozzetti utilizzavano soltanto questa. È molto semplice da usare, ha un tratto grasso e ricco, si spande molto bene sul foglio, può essere sfumata con lo sfumino, può essere passata a tratteggio, dà subito al disegno una conformazione piena di atmosfera e di antico. Diverse ma ugualmente belle sono le crete, anche queste in involucro di legno, quindi matite, e la loro mina è costituita appunto da creta. Argilla, per intenderci, può avere una gamma di colori che va dal marroncino scuro sino al giallo senape, e anche qui il tratto è molto ricco e molto grasso e dà al disegno quella tipica conformazione, anche questa un po' antica, che lo arricchisce già solo per il fatto di essere un po' colorato, e si usa esattamente come la sanguigna e come le matite a grafite. Cosa differente sono i carboncini, che derivano invece dalla combustione di legno, molto spesso legno di vite, e questa polvere proveniente dalla combustione oggi come oggi viene miscelata ad un medium e viene inserita anche all'interno appunto di matite che vengono chiamate appunto matite a carboncino. Rilasciano un tratto molto pulvirulento e sono semplicissime da sfumare. Il tratto è molto netto, molto deciso, ma nello stesso
tempo sfumabilissimo e si raggiunge una gamma di neri veramente molto profondi grazie appunto al carboncino. Esiste anche la versione non immatita, detta fusaggine, che invece appunto è semplicemente legno di vite fatto bruciare e lasciato appunto sotto forma di carboncino. Quello è proprio il carboncino degli artisti, quello con cui ci si sporca le dita. Ultima matita di cui voglio parlare è la matita bianca. Solitamente queste vengono fatte con un'anima, con una mina in gesso, e ve ne parlo per ultimo perché è uno strumento compendiario a tutte le matite di cui abbiamo parlato prima. Perché per dare colpi di luce, per dare le lumeggiature più profonde, basta passare uno strato di matita bianca e subito il disegno pare uscire fuori dal foglio. La matita bianca serve proprio per dare i punti luce assoluti a tutti i tipi di matite che abbiamo usato e di cui abbiamo parlato precedentemente. Bellissima anche utilizzata a solo su fogli colorati come nero oppure rosso, perché riesce a tirar fuori diverse gradazioni del colore del fondo, e quindi da uno sfondo nero possono venire fuori tantissimi grigi differenti a seconda di quanta matita bianca si apponga e di come la si sfumi. È un modo di disegnare alla rovescia: invece di mettere il colore sul fondo bianco, si mette il bianco su un fondo scuro. Un'esperienza da disegno da provare sicuramente. Adesso vi do qualche suggerimento per mantenere al meglio le vostre matite e per sfruttarle al 100%. Se le portate in giro, magari nello zaino, in un astuccio libero, per intenderci un astuccio come questo, non lasciatele mai libere all'interno dell'astuccio, ma assicuratele bene le une alle altre attraverso l'utilizzo di un elastico. Questo farà in modo che le matite, non sbattendo tra di loro durante i vostri spostamenti, non subiranno dei traumi e quindi le mine interne non si spezzeranno e potranno rimanere per sempre integre. Altro suggerimento che vi do è quello di portare sempre con voi una matita a reggimine, in maniera tale che se una mina dovesse spezzarsi dalla vostra matita non ci sarà bisogno di buttarla via, ma potrete comunque utilizzarla fino alla fine inserendola all'interno del portamine e utilizzandola come una normalissima matita. Un altro suggerimento che ti do è quello di conservare sempre la mina che temperi quando temperi le matite. Tenendo con un dito il trucciolo della matita, puoi tranquillamente versare invece la parte in grafite che temperi all'interno di scatoline che abbiano diversi tipi di vano, in modo da differenziare per ogni vano la durezza della matita. Così avrai una campionatura di mine già in polvere che potrai utilizzare per le parti sfumate dei tuoi disegni. Bene, spero che tutto quello che ti ho detto ti sia stato utile per un approfondimento della tecnica dello studio delle matite. Sbizzarrisciti con la pratica, perché poi la parte più importante è proprio quella che deriva dal divertimento di usare queste matite, e metti in pratica gli accorgimenti che ti ho suggerito. Vedrai quanto risparmierai. Ciao!